In Italy 2019 presente anche l'azienda agricola Monti, che oggi produce 70.000 bottiglie grazie ai 10 ettari di terreno situati tutti a Controguerra. Emilia Monti è la titolare dell'azienda vitivinicola Monti di Controguerra, che oggi qui al Vinitaly festeggia una tappa molto importante, un traguardo per questa azienda. Ce lo vuole raccontare? Certo, sì, quest'anno ripercorriamo un po' i nostri 50 anni, perché l'azienda è nata nel 1969, fondata da mio padre e mio zio. È stata sempre un'azienda familiare e quindi è stata un po' la storia di tutta una famiglia che purtroppo i fondatori non ci sono più, quindi mio papà e mio zio, ma ci hanno lasciato questa, diciamo, eredità legata alla tradizione, soprattutto di credere in un vino in cui loro hanno creduto, il Montepulciano, nel 1969, imbottigliandolo in quell'anno proprio. Quindi noi abbiamo la prima bottiglia del 69 che nacque un po' come una scommessa. Il vino fu mandato tutto in Germania per una vendita ad un nostro parente che era appunto in Germania, e da lì è nata proprio questa passione, che già c'era, perché il vino veniva sempre fatto nella nostra famiglia. Veniva quindi non imbottigliato, ma i nostri vigneti sono anche più vecchi, diciamo di 50 anni alcuni. Vinitaly 2019, l'Abruzzo riscuote grandi successi e anche importanti riconoscimenti. Anche la vostra azienda ovviamente non è esclusa da questo. Sì, siamo molto orgogliosi di questo. Infatti, quando dico che è bello continuare a ripercorrere questa storia di questi 50 anni, perché mio padre e mio zio hanno sempre creduto nella qualità, nel fare vini non in una quantità importante, grande, ma farli proprio perché fossero vini di nicchia, vini di un certo livello. E per me la più grande soddisfazione è proprio sapere di mantenere questa fede a questa tradizione, a questa idea. Appunto è bello, abbiamo riscosso adesso a Vinitaly quest'ultimo successo, che è proprio per il nostro Pignotto, che è il nostro vino, diciamo la nostra punta di diamante. Ma ecco, è bello perché abbiamo ottenuto le 5 Star Wines del concorso Vinitaly, ma lo stesso vino tra l'altro alla Provine per il concorso Mundus Vini neanche un mese fa ha ottenuto la medaglia d'oro. Quindi è bello vedere tante conferme, ma non solo per Pignotto. Pochi mesi fa anche Voluptas ha ottenuto le 4 viti dalla guida Ice. Insomma, è bello vedere che l'azienda mantiene questo credo nel fare vini di qualità, vini di livello, e mantenersi posizionati anche a livello internazionale, quindi esportando. È nata con un'esportazione e continua ad esportare in tutto il mondo, negli Stati Uniti, Danimarca, Europa, un po' dove riusciamo. Ecco, ci vuole illustrare un po' quali sono i vini prodotti da questa azienda? Ce li vuole raccontare? Come no, volentieri. Noi negli ultimi anni abbiamo ampliato anche la gamma dei nostri vini. La nostra è stata sempre un'azienda tradizionalmente fondata sui rossi, rossi di qualità, rossi strutturati, importanti. È bello perché abbiamo un ampio panorama di vini rossi. Abbiamo il Voluptas, che è il nostro Montepulciano, potremmo dire più giovane, che non fa invecchiamento in legno, ma è comunque un Colline Teramane DOCG. Ed è bello perché il DOCG già ci distingue. Se il nostro vino base è un DOCG, è già un vino di qualità, ottiene, ecco, il premio delle 4 viti, per dirne uno, pur non essendo una riserva. Ci fa molto piacere, significa che puntiamo alto già dal vino che potremmo definire, alcuni definiscono base. Poi abbiamo appunto le riserve, che sono il Montepulciano, Colline Teramane, DOCG, si chiama Senior, è invecchiato in botte di legno grande. Poi abbiamo il Pignotto, che invece è invecchiato in barrique, sempre un Colline Teramane riserva. Questo è per quanto riguarda i nostri rossi tradizionali, sono praticamente questi. Ma la cosa bella è che siamo usciti anche con un Montepulciano diverso, un senza solfiti aggiunti. È una soddisfazione, perché pensare appunto di riuscire ad andare anche verso non solo la tendenza di mercato, ma verso quella che è una scelta di rispettare maggiormente sia il prodotto, la materia prima, che sono le uve, sia il consumatore, perché dai un prodotto che comunque è più curato anche nell'attenzione di non avere quindi solforosa aggiunta. E ci dà anche questo molta soddisfazione. E poi abbiamo i bianchi, il Cerasuolo, anche lì abbiamo aggiunto un altro vino bianco. Prima facevamo solo il Controguerra bianco, che è un vino bellissimo perché è un uvaggio, oltre a portare poi il nome di Controguerra, che è il nostro paese, che è non solo il paese, è un po'
un'appartenenza anche a una tradizione che è quella di Controguerra, dove i vigneti ci sono da tantissimi anni, ci sono tantissime aziende. Il nome di Controguerra quindi si traduce in Controguerra Bianco e poi in un Controguerra Pecorino. I nostri vini sono appunto, il Controguerra Bianco si chiama Raggio di Luna, il Pecorino si chiama Vir ed è l'ultimo arrivato nel nostro panorama di vini. Ovviamente poi c'è il Cerasuolo che l'abbiamo sempre fatto e un Controguerra versione rosso che si chiama Rio Moro. Quali sono gli obiettivi futuri di questa azienda? Gli obiettivi sono sicuramente continuare a restare a livelli sempre alti, perché sembra una cosa semplice, ma invece è un'attenzione continua nei particolari e soprattutto cercare di ottimizzare quella che è la scelta di andare nei confronti mai delle mode, mai di seguire queste mode, ma rimanere fedeli a una propria linea, cercando soprattutto di comunicarla. Quello che l'azienda Monti deve cercare di fare un po' di più è proprio forse comunicare, raccontare, anche se ci piace farlo, ma a volte si punta più a fare le cose legate alla parte di produzione vinicola, cioè ci piace stare in cantina, frequentare i vigneti, controllare, vedere come vanno le cose, e magari la parte di comunicazione viene un po' meno messa in atto, però ci piace anche farlo, quindi speriamo di avere un po' più di tempo e anche con le forze più giovani che arrivano riuscire a essere un po' più presenti e raccontare un po' di più quello che facciamo. Emilia, una curiosità, il vostro logo rappresenta un cane, raffigura un cane, ma come mai? Sì, il nostro logo è un cane, è uno spinone, si chiama Baffo in realtà, perché nel 1969, quando mio padre e mio zio dovevano scegliere un logo da mettere in etichetta, decisero di scegliere questo cane spinone, perché poi da noi ogni famiglia ha un soprannome, il soprannome della nostra famiglia è Achille de Lucà, quelli del cane, e allora decisero di metterci il cane perché in qualche modo ci identificava, rappresentava un animale fedele, quindi la fedeltà nella qualità, alla qualità, quindi per una scelta di questo tipo, quel cane non l'abbiamo mai tolto, infatti tuttora rimane e molti ce lo chiedono dall'America, dice ma perché il cane? Che cane è? E quindi è bellissimo poter mantenere questa immagine.